Ciao e bentrovati. Il libro di questa settimana è un romanzo scritto da Lawrence Osborne dal titolo Il turista nudo ed è edito da Adelphi nel 2006. Ho scoperto questo libro grazie al book club che seguo dei B-Bookers che lo ha inserito all'interno di una trilogia dedicata al viaggio. Infatti si tratta sì di un romanzo di viaggio che racconta dalla voce proprio di colui che lo ha fatto, Lawrence Osborne, un percorso, un viaggio che ha come meta finale la visita e l'esplorazione di una parte della Papua Nuova Guinea, sulle tracce anche di romanzi e taccuini di viaggio storici dei secoli precedenti, degli esploratori e degli antropologi. Quello che secondo me è interessante, quello che io ho trovato interessante all'interno di questo libro è stato le diverse chiavi di lettura che io ho visto all'interno del lavoro di Osborne, che sono in particolare una chiave di lettura che vede il suo romanzo come una sorta di romanzo anche informativo per le informazioni che dà dei luoghi che lui visita. Un taccuino di viaggio, proprio che racconta il suo itinerario che parte dal Medio Oriente, da Dubai, per andare poi a Calcutta, le isole Andamane, Bangkok, Bali, per arrivare fino alla Papua Nuova Guinea, quindi proprio un taccuino di viaggio nel senso classico del termine, ma anche una sorta di viaggio metaforico, perché il suo partire da Dubai e arrivare alla Papua Nuova Guinea, cioè quindi partire da una civiltà ipertecnologizzata come è la Dubai, magari non del 2015 ma comunque del 2006, in piena espansione tecnologica edilizia, arriva fino a una Papua Nuova Guinea dove non c'è assolutamente niente, dove c'è la natura e c'è l'uomo. Quindi è stato, secondo me, l'ho trovato un romanzo estremamente interessante, che comunque scorre via in maniera molto gradevole, molto, molto liscia, magari ha dei nodi un pochino, per chi non ama le note informative ci possono essere dei nodi narrativi un pochino difficili da digerire, però se si entra in empatia con le riflessioni e i pensieri che Lawrence Osborne piano piano comincia a trasferire all'interno del suo romanzo mano a mano che avanza nel suo itinerario, è una esplorazione anche di come l'uomo affronta il suo graduale, per scelta, ritorno alla primordialità, al suo aspetto primitivo. Il libro, ripeto, si intitola Il turista nudo di Lawrence Osborne, edito da Adelphi nel 2006, tuttora in commercio. Non esiste la versione ebook, mi è stato detto, per cui solamente la versione cartacea. Libro interessante, un romanzo, ripeto, con diverse chiavi di lettura, che può essere un'interessante esplorazione anche di se stessi, se si ha l'occasione anche di entrare in empatia con ciò che scrive l'autore e registrare le proprie sensazioni al progredire dell'itinerario dell'autore verso l'aspetto primitivo dell'uomo. Io mi fermo qui. Vi auguro buona lettura se avrete voglia di leggerlo e ci vediamo settimana prossima con un nuovo romanzo. Ciao!